C'è un piccolo tesoro nascosto nel cuore del Mugello, dove il tempo sembra essersi fermato. Nel comune di Scarperia e San Piero sorge la frazione di Sant'Agata, un antico borgo di poco più di 700 abitanti che ha rappresentato nel corso dei secoli un importante nodo strategico. Questa frazione di Sant'Agata ha una caratteristica particolare, cioè nasce in funzione della viabilità da Firenze a Bologna. È quindi un collegamento nei pressi dei valichi appenninici. Sant'Agata, già nell'aspetto urbanistico, conserva l'impronta di questa origine stradale. Perché? Perché è fatto da una strada che arriva a Sant'Agata e due che si diramano. Una è questa, in cui siamo noi, via di Montalcianico, che raggiungeva e valicava l'Appennino al passo della Vecchia. L'altra passa vicino alla Pieve, scende e poi risale verso un altro passo, che è il passo dell'Osteria Bruciata. Anche questo, diciamo, ormai da tutti gli studiosi riconosciuto come il passo principale che collegava ancora nell'Alto Medioevo la zona del Fiorentino di Firenze, la Valle dell'Arno, con la zona padana in riferimento a Bologna. La storia di questo borgo non la ritroviamo però solo sui libri di storia, ma oggi direttamente sui nostri telefoni cellulari. Questo grazie alla realizzazione di un percorso storico-culturale ad hoc che accompagna il visitatore alla scoperta del territorio con un clic. Tutte le testimonianze interessanti del paese sono state documentate e rese fruibili in qualche modo al visitatore che viene a Sant'Agata da questo percorso storico-culturale che è nato con più collaborazioni. E intanto con l'Unione dei Comuni che coordina il sistema museale, dall'amministrazione comunale e dai musei, dall'associazione Musa Musei Sant'Agata che ha collaborato per l'organizzazione e per i contenuti. I punti salienti di questo percorso sono caratterizzati e segnalati da una cartellazione fatta, come vediamo in questo cartello, con la caratteristica di avere il QR code che ci consente di avere quelle informazioni essenziali per capire dove ci troviamo e che tipo di monumento e di testimonianza, diciamo, storica è questa. La vera essenza del legame tra passato e presente la possiamo toccare con mano nel Museo Archeologico di Sant'Agata. Qui infatti ritroviamo le più vive testimonianze dei tempi passati, frutto del lavoro di oltre 20 anni del gruppo archeologico di Scarperia. Qui ci troviamo nella sala della preistoria, così volutamente intitolata, proprio perché è caratterizzata da una serie di documenti della preistoria che vanno dai 300.000 anni fa fino al periodo, diciamo, della storia vera e propria, sui 3.000 anni avanti Cristo. E tutti questi materiali provengono dal Mugello occidentale, grosso modo dal Barberino al comune di San Piero e di Scarperia. In questa zona evidentemente l'uomo primitivo ha trovato ciò che cercava e ciò che li necessitava, cioè la disponibilità infinita di materia prima, ossia della selce. È sulla selce che l'uomo primitivo imposta i suoi movimenti e le sue ricerche, perché è l'unico strumento in grado di assicurargli le armi, diciamo fra virgolette le armi, cioè tutti gli strumenti necessari alla vita quotidiana. Di tutti questi strumenti, la principale scoperta che caratterizza questo museo per l'assoluta esclusività è un insediamento dell'età di 30.000 anni fa trovato nei pressi di Bilancino. È stato scavato dalla soprintendenza e dall'Università di Firenze ed ha restituito migliaia e migliaia di strumenti, ma soprattutto alcuni reperti che hanno un'importanza notevole. Ed è in particolare un macinello, macina e macinello, che studi molto approfonditi hanno documentato come uno strumento per produrre, che ha prodotto quindi una farina, la più antica farina documentata in Europa al momento. Questo strumento retrodata, se si vuole,
diciamo, l'uso e la capacità di produrre farina di almeno 20.000 anni. La lunga linea del tempo che racconta la storia di Sant'Agata fa ancora alcune fermate prima di tratteggiare la sua identità medievale. Queste terre sono state abitate nell'arco temporale che va dall'epoca romana al periodo etrusco. Per ragioni che sono sempre state da allora valide fino ad oggi, si può dire, e cioè la collocazione di Sant'Agata in un punto strategico della viabilità che collegava le due aree geografiche ed economiche complementari come la Piana Fiorentina e la Padania, cioè l'aldilà verso la zona del Bolognese. Ecco, per collegare queste due zone bisogna passare da Sant'Agata. Si passava prevalentemente qui da questo Sant'Agata perché il valico dell'Osteria Bruciata ne consentiva un facile attraversamento. Queste le ragioni della presenza di una pieve così grande e le ragioni di queste testimonianze. Qui abbiamo un villaggio dell'età del bronzo documentato con una serie di strumenti di cocci e di reperti, quindi ceramici, che fanno pensare ad un insediamento dell'età del bronzo di 5.000 anni fa. Poi abbiamo testimonianze etrusche che vengono qui dalla vicinanza del paese, che fanno pensare quindi a un insediamento, anche questo legato allo sfruttamento del territorio.
una sorta di storia dell'abitazione, facendo riferimento alle vetrine, ai ritrovamenti che avete visto nella vetrina. All'esterno trovate delle ricostruzioni di ambienti dove l'uomo ha vissuto veramente. L'evoluzione dell'uomo e l'evoluzione, come si vede, dei reperti in archeologia è sempre una cosa da avvenire continuamente, insomma, da rinnovarsi. Le nuove scoperte ci fanno capire meglio il nostro passato. Qui a Sant'Agata siamo andati proprio a ricercare le nostre più antiche origini e abbiamo cercato, grazie a scavi archeologici e a ricerche fatte da noi del gruppo archeologico, di riportare a conoscenza il nostro passato.